Si ricorda che questo video è vietato ai cretini. In tal caso vi consigliamo di andare a scartare le caramelle con le chiappe. Oggi vi voglio raccontare una storia un po' particolare che mio padre non vuole che io racconti, perché il protagonista sostanzialmente è lui. Io ero ragazzino, perciò un po' me la ricordo, ma proprio poco poco, un po' me l'hanno raccontata i miei genitori, perché è una di quelle storie che ti tramandi nel tempo, visto che coinvolge mio padre, che era stato minacciato da un'organizzazione mafiosa. Voi direte: ammazza, e che combina il padre di Cicalone? Tranquilli, una cosa molto semplice, perché mio padre ha sempre lavorato nei cantieri, nell'edilizia, e l'edilizia purtroppo, come tanti sanno, è contornata di associazioni mafiose, ma in particolare quella volta lui andò a finire a contrastare gli interessi di un clan locale. Detto questo, se vi interessa rimanete, se no andate a fare i mafiosi sotto casa vostra. Scuola di botte, siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli. Quando ero bambino spesso giravamo l'Italia a seguito di mio padre. Il primo lavoro di mio padre in una grande azienda di queste edili lo portava a lavorare in diverse parti d'Italia, in particolare in Sud Italia, perciò siamo stati in Puglia, siamo stati in Calabria, siamo stati in Sicilia e lui girava. Ad un certo punto cosa succedeva? Prendevamo una casa in una parte del Sud Italia abbastanza strategica e da lì poi lui si muoveva. Se doveva stare fuori 4 giorni stava fuori 4 giorni, se doveva stare fuori una settimana stava fuori una settimana e poi ritornava a questa base dove stavamo. In quel periodo noi ci trovavamo a Trani in Puglia e avevamo una bella casa. Mia madre stava tranquilla perché comunque lo stipendio di mio padre in trasferta era molto buono e permetteva di avere il bambino piccolo, che ero io, c'avevo quei 2-3 anni, e la comodità anche di avere una babysitter, di avere comunque tutto sotto controllo, una casa grande, un aiuto in casa. Mio padre nel frattempo andava in giro, che ne so, c'aveva un cantiere in Calabria, andava in Calabria a finire sto collettore di fogna, faceva il responsabile di quel cantiere temporaneamente, perciò andava, finiva quel tipo di lavoro, poi ripartiva e andava su un altro. Noi generalmente ci spostavamo con lui, ma avevamo trovato questa base. Tutto ebbe inizio quando mio padre in Calabria stava costruendo una fogna, perciò un collettore fognario, in un'area dove non c'era nulla. Per fare questo mio padre doveva passare dentro un terreno che era stato occupato da una famiglia molto potente locale. E mio padre sapeva queste cose perché alcuni operai erano locali e gli avevano avvisato: guarda che questo terreno è della famiglia XYZ, che sono quelli che comandano in questo paese e non solo. Mio padre, che giustamente era il responsabile di cantiere e doveva far procedere i lavori, prende e chiama: oh, pronto, ditta! La ditta, che è una multinazionale grossa che c'ha sedi dappertutto, gli dicono: guarda che c'è uno che ha occupato il terreno, noi non ci possiamo costruire. A ditta, che vuoi che te dice? Andate avanti con i lavori. Non esiste nella loro mente che qualcuno possa occupare un territorio e tu non ci possa accedere. Perciò mio padre a un certo punto si trova tutta un'area chiusa, con tanto di cancello, con tanto di filo spinato e tutto, e lui che deve procedere ai lavori. Da persona intelligente, la prima cosa che ha fatto era andare a risalire dove questa recinzione portava, da una sorta di casale molto grande che era di proprietà di questa famiglia. Mio padre in maniera molto tranquilla si presenta lì e dice: scusatemi, siamo la ditta tal dei tali, abbiamo concessione tal dei tali per fare questo tipo di lavori, specificandogli anche a questi signori che il tipo di lavoro che lui andava a fare avrebbe dato un vantaggio anche a loro, nel senso: noi spacchiamo tutto, costruiamo sotto questo collettore fognario, richiudiamo tutto e vi rimettiamo tutto come era prima. Nel timore, giustamente, che questa famiglia, come gli hanno detto gli operai, era pericolosa, lui si è presentato in maniera educata, gli ha detto che avrebbero spaccato sì tutto, ma che avrebbero rimesso tutto com'era, in più avrebbero avuto anche loro questo collettore fognario, perché in quella zona non esistevano le fogne. Cioè, già questo vi fa capire il livello di arretratezza di certe persone. No, le fogne no, ma come, le fogne ti servono per scaricare? Mio padre, dopo aver fatto questo discorso, fu accolto molto tranquillamente, perciò gli offrirono da bere, gli offrirono a mangiare: venga, prego, si accomodi, faccia come se fosse a casa sua. Mio padre invece: guarda, io devo tornare a lavorare, ha già capito l'andazzo. Perciò, dopo avergli
avvisati e aver avuto una risposta che non era concludente in nulla, lui si trovò fermo lì davanti a questa recinzione che avrebbe dovuto buttare giù. Non aveva avuto una risposta. A quel punto mio padre nuovamente contattò l'azienda, contattò i suoi referenti spiegandogli qual era la situazione, perciò una cancellata molto semplice fatta di classici legni col filo spinato che avrebbero dovuto buttare giù. L'azienda gli disse: guarda, c'hai tutto in mano, c'hai tutte le carte, quel terreno, quello che ci trovi può essere buttato, perciò loro andavano proprio tipo ruspa. Mio padre dall'altra parte invece aveva visto che dietro il filo spinale tutto quanto ci avevano coltivato, c'erano degli ulivi, perciò cercò nuovamente di contattare, chiamiamolo, il capo di questa famiglia per dirgli: attenzione che lì ci sono degli ulivi, noi, se ci date una mano, nel senso ci dite tutta una serie di cose, noi scaviamo, una volta che avete messo in vaso gli ulivi, perciò li salvaguardate, noi andiamo avanti. Nuovamente lo contattò e questa volta parlò col capo famiglia. Il capo famiglia era una persona molto anziana. Mio padre disse: guardi, siccome ho visto che ci sono gli ulivi su questo terreno, siccome noi dobbiamo scavare, perciò togliere tutto, è un peccato se questi ulivi venissero uccisi, tra virgolette. A questo punto il consiglio potrebbe essere che voi mettete gli ulivi in un vaso, ci sono vasi molto grandi per contenerli, oppure per salvaguardarli potreste spostarli su un'altra porzione di terreno, ma quella striscia di terreno noi dobbiamo intervenire, altrimenti la fognatura non va avanti. Dapprima questa persona si era dimostrata, tra virgolette, comprensiva, aveva capito che giustamente questi stavano a lavorare e che quel lavoro doveva andare avanti. Dopodiché ha iniziato a puntare i piedi: voi lì dentro non c'entrate. Mi padre dice: no, guardi, noi è un terreno occupato, niente, noi ce l'abbiamo da X anni, perciò ce lo teniamo. Mio padre gli fece vedere tutte le carte, dice: io con queste carte non ci faccio niente, non servono a niente, qua comando io. Voi immaginate che comunque una situazione del genere, in un posto del genere, lontani da casa, non dico che mio padre si è spaventato, però ci ragiona, dice: vabbè, questo comunque sono persone prepotenti, ma io devo procedere con i lavori. Mio padre il giorno dopo non aspettò e fece procedere con i lavori. Immaginate voi, escavatori, ruspe, di tutto e di più, ci mettevano 2 secondi esatti per buttare giù sta recinzione che avrebbe buttato giù pure mio nipote con occhio bendato. A quel punto entrarono dentro e iniziarono a scavare. Mio padre comunque ebbe l'accortezza di far spostare gli ulivi, perciò allungare i tempi di lavoro, perché gli sembrava una cosa talmente assurda far morire delle piante che loro non avevano avuto cura di spostare, perciò fece con l'escavatore tirar fuori gli ulivi. Qualcuno purtroppo morì perché tra che gli tiri fuori la radice, lo prendi in un certo modo, cioè non è una cosa fatta a mestiere da un giardiniere, ma una cosa fatta da operai. Comunque la maggior parte degli ulivi mi raccontò che sopravvissero e qualche ulivo morì. A quel punto si creò un problema: iniziarono ad arrivare tante persone, ma non erano solo persone di questa famiglia, ma persone di tutto il paese che si misero praticamente in mezzo tra i lavori, questo terreno occupato. Fu anche stupida la cosa, perché ormai i lavori erano iniziati, la buca era fatta, nessuno avrebbe richiuso quella buca se la gente si metteva in mezzo, andava inserita tutta la parte di collettore fognario e portata avanti. Questo era anche interesse della popolazione locale, ma la stessa popolazione locale, soggiogata da questa famiglia molto potente, si mise lì. Devo dirvi la verità, mi raccontò mio padre che inizialmente ci furono anche momenti di tensione. Ci furono ancora di più momenti di tensione quando vennero chiamate le forze dell'ordine, che arrivarono con un ritardo mostruoso. Vuoi perché nel paese non c'erano forze dell'ordine, quelli erano paesi che venivano coperti da un solo comando dei carabinieri che distava 20, 30, 40 km di distanza, di vie però di paese, perciò non erano autostrade che gli fai in 2 secondi. Perciò si era creata tensione, gli operai, quelli locali, quelli che giustamente vivevano lì in zona e venivano presi a cotto per lavorare, avevano smesso di lavorare in automatico, anzi molti non vennero proprio a lavorare, probabilmente furono precettati, spaventati a questa famiglia. Mio padre si ritrovò praticamente 3-4 giorni fermo, che non poteva procedere con i lavori. La ditta, che non pisciava dal ginocchio, era comunque molto potente dal punto di vista economico, fece una bella cosa: organizzò una grossa trasferta di operai dal nord giù in Calabria, praticamente, perché questi operai venendo dal nord non erano viziati e non erano intimoriti, venivano giù per lavorare e avrebbero tirato avanti. Nel frattempo, quei giorni, mio padre se ne tornò praticamente a casa. Dice: vabbè, io questi giorni non posso fare niente, me ne torno a casa. C'era un guardiano di cantiere, che era una persona che solitamente veniva dalla Puglia e
viveva dentro i cantieri come scelta, non faceva nulla se non guardare i cantieri, in particolare i mezzi all'interno. E dopo un giorno e mezzo, chiamò mio padre a casa dicendogli: guarda che qui sono venuti, hanno fatto un casino, hanno rotto, abbiamo trovato tutto allagato, tutto spaccato. Perciò mio padre aveva anche questa preoccupazione. Lui ripartì e tornò nel cantiere e trovò un disastro. La fortuna volle che erano già arrivati gli operai in quei pochi giorni. A quel punto i lavori proseguirono. Cosa vuol dire? Che andarono avanti, continuarono a scavare lì dove era possibile salvare piante, salvare coltivazione. Lui lo faceva, ma per una cosa sua personale, perché anche mio padre ha un terreno dove ha gli ulivi e ci tiene tantissimo ancora oggi. Perciò lui vedere una cosa del genere, francamente, non l'avrebbe proprio accettata. Lui si sarebbe messo comunque lì e avrebbe fatto il possibile per non rovinare quelle piante. Proseguivano. A un certo punto questa famiglia si presentò nuovamente lì, ma in maniera molto subdola gli disse che dovevano smettere con i lavori, altrimenti ci sarebbero stati dei grossi problemi. Mio padre provò a spiegare la cosa, di guardate, io sono un semplicissimo esecutore, uno che sta qui e giustamente deve andare avanti con i lavori perché mi pagano uno stipendio, ci sono dei capi, vi do l'indirizzo della sede operativa, scrivete, chiamate, diteglielo quello che voi potete fare, però le carte che loro mi hanno dato sono quelle per andare avanti con i lavori. Qualche giorno dopo successe che alcuni degli operai venuti dal nord furono picchiati selvaggiamente, cioè vennero proprio pestati di botte nel paese, e poi andavano al paese giustamente per divertirsi, svagarsi un po'. Furono pestati di botte senza motivo, tant'è che il giorno dopo questi tornarono al lavoro più incazzati di prima. Mio padre, mi ricordo, mi disse: oh, quelli operai bergamaschi, bresciani, di tutto e di più, che tu gli meni, loro sai che ti dicono: ah sì, ma hai menato perché abbiamo fatto lì sul terreno e noi andiamo pure più veloce. Cioè non si erano fatti intimorire. La cosa interessante è che invece questi signori che li volevano intimorire pensavano: ah, adesso li facciamo scappare. Spesso facevano anche una sorta di picchetto davanti a questo cantiere, tipo la mattina tu arrivavi alle 5 e trovavi le macchine di queste famiglie parcheggiate lì davanti dove devono passare i mezzi. Anche lì era tutto abbastanza difficile, perché chiamare carri attrezzi, polizie municipali, autorità, era complicatissimo. Il classico che si faceva: gli operai, che non si perdevano d'animo, prendevano le macchine di peso, le alzavano e le spostavano sul lato della strada, così non gli potevano manco dire che avevano spostate, perché magari usavano un escavatore, gliela spostavano, gliela accartocciavano. Questi mettevano macchinacce vecchie, infatti poi si presentavano puntualmente: chi ha spostato la nostra macchina? Ce l'avete rovinata, ce la dovete ripagare. La risposta di mio padre era sempre la stessa: voi avete messo su un passo carrabile tutto quanto, noi l'abbiamo spostate, se abbiamo fatto qualche danno mandate le richieste di risarcimento alla nostra azienda, che è un'assicurazione, vi ripagherà. Questi veramente stavano sformando. A un certo punto non sapevano più che pesci pigliare, arrivavano i regali sulla scrivania di mio padre. Mio padre ogni giorno si trovava un regalo. A un certo punto però, parlando con le persone locali, capì che questi regali non avevano proprio un simbolo di regalo, era un modo per fargli capire: accetta sta roba e finiscila, oppure so cacchi tuoi. Mio padre provò a fargli capire nuovamente, perché poi queste persone si presentavano sempre, che lui non poteva stoppare i lavori, non era in suo potere, lui era un mero esecutore. Perciò se lui avesse deciso di stoppare i lavori, lo avrebbero sostituito, come hanno fatto con gli operai, e avrebbero mandato un altro capocantiere, con l'aggravante che lui, essendo un padre famiglia, avrebbe perso anche il lavoro. Perciò gli stavano chiedendo di perdere il lavoro per poi non risolvere una mazza, perché qualcuno sarebbe sempre sceso. Mio padre continuava a segnalare comunque tutti questi eventi all'azienda: guardate che ci si mettono le macchine davanti, guardate che ci stanno a minacciare, guardate che hanno menato gli operai, guardate che hanno manomesso tutto quello che potevano manomettere, ci hanno staccato la luce, ci hanno fatto una buca. Ci mancava solo che gli mettevano qualcosa che esplodeva e poi stavano a posto. Mio padre temeva esattamente quello, probabile che mo ci diano fuoco al cantiere. Ma la cosa più grave, quella che portò mio padre a fermare tutto quanto, fu che a un certo punto gli arrivarono delle foto, gli vennero portate delle foto dove c'ero io, bambino, con la mia babysitter. Mio padre ovviamente rimase così, anche perché io bambino abitavo in un'altra regione, in un'altra città. Cosa era successo in pratica? Mio padre ogni fine settimana tornava a casa, molto probabilmente lo avevano pedinato, cioè un'altra macchina gli è andata dietro per vedere dove andava, poi sarà rimasta meravigliata perché magari pensava che andava lì vicino, invece andava in Puglia.
Perciò voi immaginate, questi sono partiti da Calabria dietro a mio padre che andava in Puglia. Una volta che sono arrivati hanno visto dove stavamo, probabilmente si sono fermati, hanno aspettato che mio padre ripartisse, hanno visto dove abitava e chi usciva da quell'abitazione. Quel giorno in cui hanno fatto le foto era la classica giornata in cui la mia babysitter, che era una ragazzina di 16-17 anni che abitava nel palazzo e che aiutava mia madre a portarmi a spasso mentre lei faceva le faccende di casa, cucinava, si riposava, perciò quando erano giù, con un pretesto, hanno fatto una foto a me alla babysitter. Voi immaginate che parliamo degli anni 70, non c'erano i cellulari, non facevi una foto così. Fare una foto era una cosa abbastanza impegnativa, anche perché poi andava sviluppata. E giustamente, quando mio padre vide questa foto, chiamò subito mia madre e gli disse di chiedere alla babysitter perché c'era questa foto, che era successo, cosa non era successo. La babysitter, che era poco più di una bambina, si ricordava che alcuni signori che non erano della regione ed erano turisti praticamente, gli avevano chiesto delle informazioni perché giustamente stavano visitando la città, e uno di questi aveva una macchina fotografica e la stava provando. Tra il provare e fare la foto alla babysitter col bambino in mano, tutto è molto semplice. Perciò mio padre aveva ricevuto questa foto della serie: guarda che sappiamo chi è tuo figlio. Pensavano che la babysitter fosse anch'essa una parente, non lo so. Fatto sta che a quel punto mio padre si spaventò realmente, lo comunicò all'azienda e disse che però questa volta avrebbe voluto fare una denuncia. La denuncia fu fatta non al comando di zona, ma andò nella città dove era stata fatta la foto, dove tra l'altro ci abitavamo da anni, perciò eravamo conosciuti. Il comandante dei carabinieri di zona prese subito a cuore la situazione, anche perché voi immaginate, c'era coinvolto un bambino. Mo togliete che era il bambino cicalone, che è un bambino rompicazze e tutto quanto, però dove è coinvolto un bambino, dove c'è una minaccia di tipo mafiosa verso un bambino, questi si sono allertati. Perciò che cosa hanno fatto? Hanno subito attivato tutti i protocolli, hanno contattato il comando locale e hanno chiesto una verifica, perché giustamente mio padre ha detto subito quale poteva essere il sospetto. Loro dovevano indagare a 360 gradi, poteva essere anche qualcuno locale, cioè lì a Trani, piuttosto che poteva essere qualcuno lì in quella zona dove c'erano stati tutti questi piccoli scontri. Però mio padre non poteva più tornare in quel cantiere, perché dopo la denuncia, dopo che l'azienda era stata messa al corrente, si attivò un protocollo, chiamiamolo, di protezione da parte dell'azienda, non da parte dello Stato, perché non era una minaccia tale, ma l'azienda, che era un'azienda seria, decise di attivare questo protocollo. La prima cosa che fece, ci fece trasferire da Trani alla zona di Nettuno, in provincia di Roma, perché lì loro avevano la possibilità di farci ospitare come famiglia, io e mia madre prevalentemente, che era incinta tra l'altro, in un'area gestita praticamente dalle suore, che era sempre chiusa, perciò chi voleva entrare dentro questo residence gestito alle suore aveva comunque un accesso che era comunque molto controllato, perché era legato comunque al Vaticano, a tutta una serie di cose, perciò lì diciamo era molto protetto per noi, perché la vittima designata poi ero io. Ma mio padre ancora di più lo spostarono di cantiere, per stare sicuri lo spostarono in Arabia Saudita. Cioè mio padre per questo evento si fece un anno e mezzo in Arabia Saudita, dove gestiva sempre un cantiere identico, collettori eccetera, lì non aveva particolari problemi all'inizio, poi ne ebbe particolari che ci racconta, più che particolari problemi era proprio un modo diverso di vivere lì, e ci raccontò robe tipo esecuzioni in piazza o mille altre cose. Perciò lui rimase un anno e mezzo in Arabia Saudita e noi rimanemmo comunque un bel lasso di tempo a Nettuno in questa, chiamiamola, residenza. Dopo un po' di tempo, quando lui tornò, perché si era pure un po' stancato, diciamo, la cosa si era calmata. Cosa era successo nel frattempo? Mio padre era stato sostituito da ben due capi cantieri, non uno, che si alternavano per portare avanti questo scavo, perciò un aumento di costi sicuramente importante, nonché era stata presidiata la zona da guardie giurate. Erano state mandate anche delle guardie giurate non locali, ma sempre dal nord, che presidiavano la zona del cantiere, perciò dentro giravano H24 con la pattuglia, e si riuscì a finire questo scavo che portò un collettore fognario. Mi raccontò anche mio padre che i due capi cantiere che vennero dopo se ne sbatterono ovviamente le palle di ulivi, piante, eccetera. Andarono giù proprio con la ruspa, cioè
cioè non gliene fregava niente. E questo per far capire magari a questa famiglia, chiamiamola mafiosa, questi prepotenti che avevano impedito inizialmente questo lavoro, che si sono trovati in una situazione peggiore, perché tanto il terreno gliel'hanno comunque sbragato, giù gli hanno sbragato tutte le piante, cosa che mio padre non stava facendo un po' più a rilento tutto quanto, ma gli stava salvaguardando più piante possibile. E loro sono pure andati a minacciare il figlio della persona che stava cercando di preservare al massimo quel terreno che loro avevano occupato, tra l'altro manco era loro. Perciò vedi, la stupidità certe volte si denota anche da queste piccole cose. Loro pensavano che con la prepotenza avrebbero risolto, ma poi si sono messi davanti a un'azienda molto molto grande che non gliene fregava niente delle mazzette, non gliene fregava niente di niente, perché tanto ci avevano sedi in tutto il mondo, andavano avanti a spada tratta, loro gli interessava chiudere il lavoro, perché non era la mazzetta che gli avrebbe dato sta famiglia. Questi fatturavano miliardi e miliardi a costruire collettori fognari in tutto il mondo. Detto questo, spero che questa storia vi sia piaciuta. Mio padre non sarà contento, perché lui non gli piace che si racconti sta storia, vuoi perché vive comunque anche un momento traumatico lì dove praticamente si è trovato in una situazione difficile. Vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!